L'argomento è proprio strumenti e skills per partire, perché una delle difficoltà maggiori che hanno appunto i nuovi imprenditori è proprio quello di capire come fare a relazionarsi con gli aspetti fiscali, gli aspetti amministrativi, i rapporti con le banche, con le pubbliche amministrazioni, e quindi oggi vogliamo dare delle piccole pillole proprio per far capire quanto può essere complicato, sì, ma in fondo non così complicato rapportarsi. Il prossimo evento sarà il 20 di marzo, sempre alle 18, e l'argomento sarà proprio proteggere i propri marchi per far crescere l'impresa, una cosa assolutamente importante al giorno d'oggi, soprattutto per le aziende e per le imprese innovative. Per avviare un'attività servono tante cose. Innanzitutto io direi una cosa che non si compra, che è la determinazione, perché come dico sempre io non bisogna mai mollare in questo lavoro, e la prima risorsa è importantissima. Servono le competenze, quindi bisogna studiare tanto e in tanti settori diversi, non basta studiare all'università, bisogna fare degli stage che ti portano delle competenze sul campo che sono molto molto importanti. E poi bisogna imparare a seguire il proprio sogno, nel senso che una volta che uno ha un'idea chiara deve portarla avanti sempre, fatemi dire notte e giorno. Prima di lanciarsi occorre fermarsi un attimo a riflettere e pianificare con cura quello che si intende fare, quindi mettere a fuoco il contenuto della propria idea, stendere un business plan possibilmente, e se non si è in grado di farlo da soli, farsi supportare da strutture come l'incubatore che ci ospita oggi, da professionisti. Se vuoi fare l'imprenditore devi essere l'allenatore di una squadra, devi decidere lo schema, devi decidere il modulo, devi decidere chi gioca in porta, chi gioca sulla fascia destra, chi sulla fascia sinistra, e devi impegnarti tutti i giorni per preparare la squadra ad affrontare la partita, per cui ecco, fare impresa, se vogliamo fare un esempio più alto, è creare una regia di un insieme di elementi che possano portare alla realizzazione di un prodotto vincente. Ecco. Essere imprenditori oggi sia molto importante, perché nella società attuale, nell'economia attuale, la logica del posto fisso, che era un po' della generazione dei laureati come me ormai 35 anni fa, è venuta meno. Quindi in una società di questo tipo diventa per i giovani sempre più importante avere un obiettivo preciso, cercare di capire dove si può dare il meglio di se stessi e soprattutto crederci. Oggi i giovani vivono in una società che porta un po' di insicurezza, e noi dobbiamo pensare che questi ragazzi invece devono credere in se stessi, avere delle idee ed organizzarsi per attuare le idee. Oggi è tutto molto complicato, oggi veniamo da una fase di crisi profonda che ha fiaccato un po' gli spiriti di tutti quanti. Quindi iniziare un'attività in un periodo difficile è molto complicato. Ci va tanta conoscenza che non basta, ci va un po' di fortuna, ci va della managerialità, della preparazione, un po' di coraggio a lanciarsi poi alla fine. Al di là delle capacità tecniche di chi ha un'idea e vuole metterla in pratica, c'è un insieme di conoscenze indispensabili per fare impresa. Come mi relaziono con le banche, come leggo un bilancio, se li utilizzo o li capitalizzo, se distribuisco, sapere e dire devo andare da un avvocato in questo momento o mi arrangio per conto mio, mi devo riferire a un'associazione oppure all'ICEA per andare all'estero o vado da solo. Cioè tutte queste informazioni e capacità che esula dalla tecnicità vera e propria. Un giovane dovrebbe innanzitutto sporcarsi subito le mani col lavoro, perché non è che da subito si nasce amministratori delegati, magari lo si diventa all'inizio, anche mentre si studia, fare piccoli lavoretti, iniziare anche a in qualche modo prendere esperienza con capi burberi che magari ci fanno richieste impossibili, a gestire l'emotività eccetera. Può essere anche un buon master, tra virgolette, per poi diventare imprenditori e lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria.
Per avviare un'impresa occorre innanzitutto avere un'idea da cui partire. Si parte sempre da una motivazione forte nel realizzare un qualche cosa che può essere sviluppato in forma imprenditoriale. Quindi il primo passo è ovviamente quello di capire se questa idea può avere un certo sbocco, diciamo, sul mercato e quindi può inserirsi in un contesto competitivo che, insomma, soprattutto negli ultimi tempi è molto agguerrito, per cui in qualche modo si deve diciamo pianificare a monte ciò che vuole realizzare, il progetto che intende concretizzare. È chiaro che poi non basta, perché si parte da un'idea iniziale che poi sicuramente nel corso delle cose dovrà essere rivista, dovrà essere riformulata proprio alla luce di quelle analisi e di quelle criticità che magari è in grado di evidenziare prima di diventare impresa.